Buon pomeriggio e bentornati a Basket Time, puntata speciale dedicata ai playoff sia per la promozione in Serie C Silver che per quanto riguarda la playoff Serie B nazionale. Cominciamo dalla promozione pool per l'accesso alla Serie C Silver, ancora un importante e orgoglioso successo per il Basket Club Cirignola che dopo la sconfitta subita 2 weekend fa ad opera della Matteotti Corrado si è rifatto vivo ed ha vinto con il punteggio di 93 a 60 contro la Menzana Mesagne che ha creato difficoltà ai gialloblu o Pantini solamente nel primo quarto, ma poi dal secondo in poi la formazione di casa ha portato a casa questo importante risultato. C'è stato qualche errore in fase realizzativa, ma evidentemente tutto ciò non ha minimamente sfigurato l'ottima prestazione di tutto il team che adesso preparerà la delicata sfida in trasferta contro Maglie. Andiamo a vivere le sensazioni della post partita nelle parole del tecnico dei gialloblu Beppe Bozza, intervistato da Alfonso Di Vito. Coach Vozza, un'altra in posizione interna contro Mesagne, non era facile, soprattutto per una questione psicologica. Sì, assolutamente, soprattutto perché in questo momento abbiamo tutto da perdere, chiaramente, non possiamo concederci passi falsi. L'inizio è stato abbastanza contratto, soprattutto dal punto di vista emotivo, e poi siamo un attimo sciolti, siamo andati bene, insomma, secondo terzo e quarto quarto anche bene. E non dobbiamo assolutamente calare di concentrazione, continuare a mantenere alto l'impegno nella settimana. E siamo a 2 partite dalla promozione, un lavoro di tanti mesi e non vogliamo sprecarlo assolutamente. Ecco, solo 2 partite che vi dividono dal sogno, 2 partite da affrontare alla grande. Sono 2 partite da affrontare col coltello fra i denti, sono 2 finali e adesso ci prepariamo bene per la partita di sabato con Maglie, che sicuramente riserverà insidie e quant'altro, quindi siamo pronti a fare un buon lavoro in settimana. Grazie, coach. Ricordiamo anche gli altri risultati dagli altri campi. Matteotti Curato vincente 75-71 sul Gus Foggia, mentre la Virtus Mesagne, che sarà l'ultima ad affrontare il BK Club Cirignola al Pala di Leo tra 2 settimane, vince in trasferta sul terreno dell'Anelli Mai con il punteggio di 85 a 79. Adesso playoff, promozione Serie B, perché qui ci sono 4 formazioni pugliesi. Il bilancio è di una vittoria cestistica a San Severo e ben 3 sconfitte, anche con qualche polemica in più. Cominciamo dalla sfida dove la cestistica San Severo ha battuto la Stella Azzurra Roma con il punteggio di 70-63. Gara molto intensa da parte dei gialloneri, sanseveresi, che hanno dato dunque il massimo nell'ottica di un campionato e soprattutto nell'ottica di un avversario come la Stella Azzurra Roma, che comunque ha fatto la sua onesta prestazione ed è stata anche vicina a cercare il sorpasso. Andiamo a sentire che cosa ha detto il tecnico dei gialloneri Giorgio Salvemini alla fine della partita. Fino alla fine. Sì, ma come ti ho detto nel preview, solo chi non conosce questo sport poteva pensare che questa era una partita semplice. Questa è una squadra, oltre che ben allenata da Stefano, ha un tasso tecnico e atletico oggettivamente di livello elevato. Non a caso ha battuto Caserta, non a caso ha battuto Salerno, non a caso ha fatto delle partite oggettivamente importantissime nel campionato, nel loro girone. Siamo stati, come ti dicevo, la chiave della partita era la gestione del ritmo. Quando abbiamo giocato al nostro ritmo, la partita l'avevamo messa come volevamo. Poi abbiamo accettato per alcuni possessi il ritmo loro, e loro poi oggettivamente ti portano in una situazione di raddoppio dei possessi, di tiri fuori equilibrio, dove non c'erano bilance difensive. Ecco, loro poi hanno
in campo aperto e soprattutto in mezza transizione sono una squadra di grossissimo talento. Però torno a ripetere, siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto, siamo molto contenti del risultato, siamo molto contenti di essere riusciti a risparmiare Piccone che aveva un problema fisico, e quindi siamo molto contenti di questa cosa e per avergli dato altri giorni di recupero totale, e quindi siamo oggettivamente proiettati alla partita di giovedì. Per ciò che concerne invece le altre formazioni pugliesi, Ben Famara per il Lions Basket Bisceglie, che è stato sconfitto di un punto 74-73. In questa gara hanno pesato molte decisioni arbitrali che hanno fatto invocare Gigi Marinelli e la dirigenza dei Lions Bisceglie, che ci ha riscatto nella prossima partita, ossia domani sera alle 20 a Bisceglie. Per quanto concerne invece il basket corato, anche qui in questo caso Beppe Amara per la formazione coratina, che ha perso a Palestina con il punteggio di 76-73, per carità nulla di compromesso, ma è chiaro che la formazione di Corato dovrà dare il meglio di sé per cercare quantomeno di pareggiare la serie. Altra formazione che era in campo domenica è stata Nardò, che è andata ospite della Deco Caserta, una piazza storica quella casertana, che ha conosciuto i fasti della Serie A nazionale, che ha vinto in casa con il punteggio di 86-78, e per i neretini la possibilità di rifarsi per ciò che concerne gara 2. Allora andiamo a ricordare il quadro completo delle seconde gare, quelle che potrebbero essere decisivo, che potrebbero in qualche modo riaprire i confronti per le pugliesi domani il 2 maggio. Allora, basket Corato Palestrina, Lions Bisceglie Olimpia Matera, Stella Azzurra Roma Cestistica San Severo. Vi ricordo che la partita di Corato comincerà alle 18, quella di Bisceglie alle 20, San Severo comincerà a giocare alle 20:30, mentre quella riguardante Nardò è in programma il 2 maggio alle 20:30. Naturalmente poi vi racconteremo tutto quello che è successo nel corso della nostra puntata speciale di Basket Time, in onda giovedì alle 13:30, a cui ovviamente vi rimandiamo. È tutto, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con Speciale News Web 24 con il telegiornale stasera alle 19:00. A più tardi.